Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Amnesia Rebirth, un gioco uscito da qualche tempo, realizzato dai ragazzi di Frictional Games, che desidero ringraziare perché in modo del tutto inatteso mi hanno permesso di registrare e portare questo titolo. Non è il primo della serie Amnesia, perché già è uscito Amnesia Penumbra, Amnesia The Dark Descent. E i Frictional Games hanno anche realizzato Soma, che se non sbaglio avevo portato anni fa in video, ma soprattutto fidatevi di me se cercate qualcosa di diverso dal classico horror sullo stile Amnesia, che poi andremo un pochino a vedere. I primi Amnesia erano apri le porte della casa, insomma, jump scare. Questo titolo, Amnesia Rebirth, è più un qualcosa di psicologico, soprattutto. Ma se volete qualcosa di diverso, io vi garantisco che Soma è un titolo da acquistare assolutamente e giocare, perché a me è piaciuto da morire. E al contrario di tanti altri giochi che ho giocato e finito, me lo ricordo ancora. Mi ricordo bene i colpi di scena. E veramente è una cosa da dire wow. Vabbè, finita questa cosa, parliamo di Amnesia Rebirth. Uscito da poco, ci ritroviamo nei panni di una ragazza che insieme a un'altra, diciamo, un gruppo, ci chiamiamo Tasi. All'inizio del gioco ci troviamo su questo aereo bielica nel deserto in direzione di un sito archeologico. L'aereo precipita, atterriamo, ma ci svegliamo e non troviamo nessuno. Anche nostro ipotizzo marito, perché sì, marito, dice marito perché nel gioco poi ci sono dei riferimenti. Salim non si trova nessuno, ma si scopre che sono tutti entrati in una grotta. Quindi andiamo e cerchiamo di capire dove sono finiti tutti. Allora. È un horror psicologico perché non avremo a che fare con dei luoghi bellissimi vagando per la grotta. Dovremmo amministrare con parsimonia i fiammiferi per poter illuminare. Se non illumineremo un ambiente, ci ritroveremo al buio e il nostro personaggio inizierà a dare fuori di matto e a vedere delle visioni, insomma. Qua sono i controlli perché vedete è un gioco uscito anche per console, quindi c'è la possibilità di giocare con il pad. I classici tasti abbassarsi così, io l'ho già giocato un pochino, il quede non l'ho ancora usato, la sporgenza. Però insomma. Andiamo a vedere, bellissimi suoni. Ecco, poi un'altra cosa che ho, diciamo, saputo guardandomi intorno, leggendo i vari documenti, è che dicono, perché i superstiti li abbiamo trovati qui dentro, cioè abbiamo trovato degli accampamenti che poi hanno abbandonato per andare più avanti, più in profondità, abbiamo trovato degli scritti che dicono che qua all'interno c'è una creatura, all'interno di questa cosa, di questa... quello che vedete con il tasto C, noi entriamo in possesso e non sappiamo il perché, ma il tutto viene poi svelato dalla storia, quindi non ci sono dei punti morti nella trama. Abbiamo questa speciale bussola talismano che va a interagire in quei casi in cui vediamo delle cose un po' così innaturali. Infatti qua vedete che si apre una sorta di portale verso, si ipotizza un'altra dimensione, però la via va avanti anche di qua. Io ho già giocato un po'. Vedete che qua va avanti. Vuoi vedere che arriva dall'altro punto? Dove eravamo prima? Oddio, sono caduto. Mannaggia, che è successo? Sono finito qui. No, ho preso un'altra direzione. Vabbè. Ho già giocato un pochino, mi sono letto. È bello perché, come gli Amnesia, gli altri precedenti, possiamo aprire fisicamente tutte le ante, i cassetti, le botole, muovere ogni oggetto a livello proprio di con la fisica. E ha senso questa cosa perché ci consente di scavare magari in un baule e trovare un documento che ci svela altre cose sulla storia. È un horror psicologico perché sì, ci muoviamo al buio, sì, ci sono rumori improvvisi o magari qualche cosa strana, sovrannaturale che ci salta fuori. Quello
qua dice qualcosa, c'è una freccia verso l'alto. Ah, vedete, si può accendere se avessimo un fiammifero, ma il fiammifero non lo abbiamo. Vabbè, leggere documenti. Oddio, anche di qua si passa. Documenti, ogni tanto partono dei flashback in cui si vedono, si sentono dei dialoghi. Il gioco, come vedete, in italiano non ovviamente è doppiato. Non ha proprio senso questa cosa, perché siamo in una grotta, si vedono queste cose. Boh, sarà qualcosa a livello di psicologia nostra, o realmente c'è questo in una grotta sotto il deserto. Vedete, con il tasto del mouse si può andare a muovere, spingere gli oggetti, e in questo caso col tasto destro possiamo lanciarlo. Pensate che è già un po' che gioco, ma il tutorial continua a ricordarmi varie cose. Vedete, si muovono oggetti, si lanciano. Oddio. La cosa bella che mi è capitato di leggere online, e che quando l'ho letta ho detto cavoli, l'ho pensato anch'io, è che noi, che finalmente comunque in un gioco abbiamo tutto il corpo e non solo la testa che fluttua nel vuoto, noi non siamo degli eroi. Cioè, è una cosa già vista, è vero, ma è bello il fatto che il nostro personaggio lo andiamo a scoprire man mano, con punti di forza, paure, insomma, e non abbiamo l'eroe che salverà il mondo. Ecco, questa è una cosa che ho letto e ho detto sì, in effetti l'ho pensato anch'io. Mi piacerebbe trovare un fiammifero, ma il fiammifero io non lo trovo. Si potrà andare giù di qua? Boh, vediamo. Poi sicuramente a livello di ambientazione non è un'ambientazione fatta per tutti, non piacerà a tutti queste cose un po' mistiche. È sicuramente un... si potrebbe anche definire un... magari non un capolavoro, un ottimo gioco, uno dei migliori horror usciti nel 2020. E costa, con un prezzo budget su Steam, nel senso che lo trovate a 24,99€, che già così, io vi dico, sapete che sono critico spesso con... sono critico con i giochi, ma vi posso dire che li vale. Qua si può accendere un fuoco. Ah, ok, c'è qualcosa da vedere, c'è una mappa. Aman Tesemt, 4 giorni a sud di Insala. Poi se premete il tasto E si possono far apparire i testi o meno, perché i testi sono scritti in inglese. Metto via. Qua vedete che si può esaminare un oggetto. Qua c'è un corpo. Non finirò così, deve esserci una via di uscita da qualche parte. Vediamo. Vedete, è scritto in inglese, ma compare già la scritta. Anche se è un po' un'interfaccia un po' così old style. Ammetto la sconfitta, non ho modo di tornare indietro, non ho dove andare. E ho cercato un portale, ma invano. Ho triangolato i punti più deboli con i calcoli di Levi, ma non sono in grado di aprire una frattura perché non ho il medaglione del viaggiatore. Non ho dato retta all'avvertimento di Brandenburg, eppure che altra scelta avevo? L'ombra aveva percepito la sfera. Ho dovuto rischiare il tutto per tutto e attraversare il portale. Non c'è acqua né alcun altro mezzo di sostentamento. Non vivrò a lungo. Se tu che leggi, viaggiatore da qualunque mondo, tu... si può andare avanti con il tasto sinistro. Provenga. Se puoi comprendermi, e se ne sei abbastanza da parlare a coloro che vengono dal mondo degli umani, chiamato Terra, riferisci loro questo. Io sono stato il primo a risolvere il mistero dei costruttori di cancelli, sono stato il primo umano a valicare i confini tra i mondi. Io, professor Thurston Aloysius Herbert di Cambridge, Inghilterra, sono stato il primo, Dio mi perdoni. Allora, un'altra cosa da dire. Io questo gioco non l'ho finito, però vi posso dire una cosa. Se questo gioco segue anche solo il 10% di quello che era Soma, con tutti i misteri che le vedo qui, viaggi tra mondi, insomma. Soma è un'avventura, come vi ho detto, che mi è piaciuta da morire, ambientata in una base subacquea, dove ci si muove. Se ha solo il 10% di quel gioco, questo qua è... mi aspetto proprio una storia fantastica. Punti deboli, ma niente. Amuleto. Weak parts, but no amulet. Ah, ok. Vabbè, io lo uso l'amuleto, vediamo cosa succede.
vedere che questo qua è morto in modo così ignobile. Vabbè, altro documento. C'è tanto da leggere, quindi non ha molto senso che io stia qui a leggervi tutto. Comunque, ci sono, beh, cioè, importante, se ve lo godete, insomma, in video magari non è il massimo. Ci sono le ombre dei morti nelle rovine. Coloro che vivevano qui erano umani o quasi. Forse era Zerazzura, più era, no, eh? Dopotutto, o l'Eden, o qualche altra roccaforte dell'umanità. Ma qualsiasi cosa sia stato un tempo, questo posto è ormai in frantumi. Dovevano essere i costruttori dei cancelli, ma quale errore può aver causato tanta distruzione? Di certo nemmeno l'ombra può distruggere un mondo intero, no? Non vi è traccia di un portale, anche se ne trovassi uno, perso nell'ombra l'ultima sfera e non ne ho un'altra. C'è qualcos'altro là che si agita nella nebbia. Vedo la luce brillante cacciare. Ne sento i gemiti. Non credo sia viva. Ok, praticamente qua si parla di un portale. Qua dicono che c'è qualcosa. Ho preso anche dei fiammiferi comunque intanto. Quindi dovessero servirmi, me li userò. In mezzo alla nebbia c'è qualcosa. Voglio capire che cosa c'è in mezzo alla nebbia, perché non si vede niente. Sembra anche un terreno abbastanza grande. Dobbiamo fare attenzione a diverse cose, come vi dicevo, a non stare troppo al buio, quando siamo all'aperto non stare troppo al sole, perché sennò iniziamo a sentirci male. E niente, tutto qui. Adesso probabilmente andremo incontro a morte certa. Vabbè, poi come in tutti i giochi, quando si nota che l'ambiente non è più tanto rifinito, si va da un'altra parte. Di solito funziona così. Infatti lì mi sembra che non ci sia nulla di che. Possiamo accendere un fiammifero, ma il fiammifero ci fa luce per qualche secondo. Meglio usare il fiammifero su qualcosa che poi resta fisicamente acceso. Questa è la regola principale di tutti i giochi, dei fictional games. C'è qualcosa lì? Cos'è? No, non si può entrare qua, No, non si può. Vabbè, cerchiamo un luogo. Cioè, poi vabbè, la luce qua è una roba misteriosissima e bisogna partire col presupposto che non è un'ambientazione reale, nel senso che non punta al realismo questo gioco, quindi allora qua c'è sempre il morto di prima. Cerchiamo di andare da qualche parte, cerchiamo di capire dove ci porta. Qua c'è qualcosa. Sto correndo, ma in realtà bisognerebbe camminare. C'è un altro foglio, vedete, si legge ancora. I Tuareg la chiamano quella delle tende, o madre di tutti noi, una tribù locale dei Tuareg. I Kelanan la chiamano la grande regina delle leggende. Nelle leggende di Tinanan, Inan, è una regina berber che trova a fronte. Ok, il tumulo porta il suo nome, è possibile il tuo corpo riposi nelle rovine. Una volta dentro, quali meraviglie vedremo? Bene. Aha, c'è una tomba, quindi si va di qua. Si va di qua, ma è buio. Tremendamente buio. No, non siamo nelle tombe, ma siamo ancora sotto. Come cavolo faccio a trovare qualcosa qua in mezzo? Io non accendo il fiammifero, mi spiace. Non ha senso, con tutto sto vento mi si spegne subito. Sempre che sia vento, ma il braccialetto? Dove l'hai visto? Ah, sì. Eh sì, c'era qualcosa qui che si è acceso. Mi sembrava, Sì, sta girando. Sì, mi sta guidando verso questa nube qui. Eh sì, c'è un portale qua, c'è da leggere ancora. Vediamo. Sta funzionando. I calcoli di Levi applicati alle misurazioni mostrano chiaramente una variazione, come se esistessero grandi centri di attrazione che attirano tutto verso di loro. Deve trattarsi di punti deboli di cui parlava Vayner. Ho identificato buoni candidati, non eccellente, ma non ho modo di procedere. Il medaglione viaggiatore dovrebbe concentrare queste energie e provocare l'apertura dei punti deboli, che erano una frattura con questo mondo e un altro. Sì, sta approfondendo un pochino il discorso del teletrasporto, che all'inizio è un po' così, un fulmine a ciel sereno nell'avventura. Se l'ho trattato, possono formarsi senza. Ah, dice, interessante, cos'è che dice? Possono formarsi senza un amuleto, ma ciò dipende dall'allineamento delle sfere delle stelle. Ok, allora l'abbiamo aperto, andiamo di qua. Si torna all'interno, abbastanza illuminato.
e iniziamo ad andare in panico adesso se è tutto buio, quindi cerchiamo di muoversi da covacciati meno numerosi. Mi dice, eh sì. Pensate che questa esperienza del muoversi zitti zitti quando c'è qualcuno qua, comunque siamo in un ambiente diverso rispetto ai soliti penumbra, ma quando ci si muoveva silenziosamente nascondendosi dentro magari un armadio con una creatura che ci cercava all'interno di una casa, è un'esperienza assolutamente terrificante. Qua bene o male salviamo un po' tutto giocando molto sulla psicologia oltre che sul jumpscare. No vabbè, ho capito, c'era qualcuno ma non c'era nessuno, quindi andiamo avanti. Sono tranquillo e me la gioco a mio rischio e pericolo. Ve lo dico, qua lo dico, qua lo nego. Di lì o di là? Vediamo di qua. Non so cosa vedete. E quello così. Oh cazzo. Mamma mia, ho preso un colpo visto quell'ombra lì. Cioè, praticamente qua c'è un uomo e qua c'è un... No. No, non è niente. Cosa gli è successo? Sembrava fosse un alieno questo, ma... Non si capisce cosa gli è successo. Sono tutti morti. Sì, la cosa che devo capire ancora è se sono tutti membri della... della spedizione o no. Ma non credo, perché... sembrano essere qua da molto, molto tempo. Proseguiamo di qua. Via, 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 via! Ma, cos'è sta roba? Scusate, ma adesso io tolgo nuovamente questo e mi faccio guidare. Ecco, ecco. Ah, vabbè, a parte che sono morto. Ma avete visto la faccia sul... Sono caduto, ma non sono ancora vivo. Viva. Sono caduto sotto. La cosa che è uscita, la faccia che è uscita, è un primo manifestarsi della paranoia, della pazzia dovuto al buio, al fatto che non abbiamo la luce. Quindi... Sì, poi qua comunque il gioco non ci sta minimamente guidando da nessuna parte, quindi dobbiamo capire noi dove andare. Adesso vabbè, siamo riusciti a tornare su. Però è tutto finito. Si va di qua, dove eravamo prima. Ecco, il fatto che ci siano queste onde qua. Ok, ho quasi rischiato di morire di nuovo. Sì, mi dà un suggerimento, tira fuori l'amuleto, io tiro fuori l'amuleto. Ma onestamente non so dove andare, io adesso cammino in questa direzione, ma... Qua no, qua sì, salto giù. Salto giù, salto giù, aia. Mi sta guidando l'amuleto. Mamma mia, che brividi qua. Con questa mega luce che mi sta massacrando. E c'è tutta questa gente. Qua. Mi trovo decisamente a mio agio più nelle grotte che fuori. Oddio. E qua iniziamo un altro di quei percorsi nel tempo. Dove ci sono questi flashback? Siamo noi. Noi a Parigi, ipotizzo, sposati. Ok. Ok, siamo sposati. C'è una palla.
C'è una culla con un ossetto. Only one down. You can do this. Oh. Yeah, maybe. And what do I get if I win? Ho preso la palla, se hai iniziato a parlare di vittoria, di qualcosa. La scimmietta, un libro. Alice nel Paese delle Meraviglie. Si può sfogliare? No. Vabbè, prendiamo. C'è un progetto, vedete che... Food is ready. È pronto in tavola, lo posso vedere? It's not finished. Mm. It's terrible. Absolutely terrible. Get out of here! ragazzi, qua... Di cose da vedere ce ne sono un'infinità, perché lei anche è una... Una disegnatrice. Find Salim. Devo trovare Salim. Sì. Poi ci sono dei... Delle cose che continuano a riproporsi. Quel disegno lì è già la seconda volta che lo vedo. Avevo 16 anni più o meno e credo che lo stessi facendo a Mattie. Ma niente coprifuoco, niente porte chiuse, solo questa bussola. Disse che così avrei sempre trovato la via di casa. Ah, lui, Salim dice che l'avrebbe voluto conoscere anche lui, quindi probabilmente è il nostro parente. C'è una porta. Vedete, col mouse si può muovere per la porta. Eccolo lì, Salim. E siamo in un altro momento della nostra vita. No. Alice, quindi inizio già a costruire no, anche no, la... No, Alice! Alice! Diciamo che al momento ho concretizzato quella che era una mia ipotesi, quella del figlio, perché avevo già avuto degli indizi a inizio partita. Però qua siamo nella pura immaginazione, cioè non... Sì, direi proprio di sì. Vedremo come ne usciremo. Sarà stato tutto un sogno. O chissà che cosa. Questi siamo noi, ipotizzo. Ok. Cioè, quindi in sintesi la botta che abbiamo preso prima era... Alice? Salim? Abbiamo preso una botta e abbiamo fatto tutta questa visione. No. Sembrava così reale, no. Il fatto sta che questo l'abbiamo ancora, funzionante. Qua vedete possiamo accendere il fuoco. Vabbè, qua possiamo aprire la scatola. Prendiamo questo. Non ha molto senso accenderlo, ma dato che non l'ho ancora fatto, ve lo faccio vedere. Vedete, prendo il fiammifero, ho fatto luce, a quel punto lo accendo. A questo punto io inizio a correre come un pazzo, cercando altre cose che posso accendere, perché il fiammifero adesso se n'è andato. Quindi vabbè. Intanto qua l'avventura continua. Vedete che qua non si vede niente, quindi dobbiamo per forza andare ad accenderci magari un fiammifero, se non vediamo nulla. Ad evitare che aumenti troppo la nostra paura. Adesso l'ho illuminato. Ricordiamo che le premesse sono quelle di una strana creatura che gira qui. Quindi adesso eliminiamo i problemi luce sul nascere, accendendo tutto quello che troviamo, buttando via però due fiammiferi, ma va bene. Per intanto io dico che qui c'è qualcosa, quindi ho aperto per niente, però potevo andarci. Ok, siamo in un altro punto della caverna. Anche qui vedete di nuovo si buttano via fiammiferi come non ci possono. Cacchio, è successo? I suoni sono veramente fantastici, vi dico di giocarlo assolutamente in cuffia il gioco, quello senza alcun dubbio. E qua è franato tutto, altri tre fiammiferi, se non ho visto male. E si va di qua.
però è buio, voglio evitare di andare via di testa. Perché me l'ha buttato? Accendi, accendi, accendi! Sta franando di tutto di qua adesso. Vabbè ragazzi, allora, questa era Amnesia Rebirth. Le grotte sono veramente fatte allo stato dell'arte, veramente uno spettacolo. Ho l'ultimo fiammifero, tra l'altro, quindi... Vediamo di non farla spegnere. Addio. Eh sì, sta montando in noi la paura. Di nuovo. A breve... No, fortunatamente c'è un po' di luce qua. Una scala. Una scala. Oh, ahia. Una scala con dei misteriosi disegni, ma soprattutto, cosa più inquietante, una torcia accesa. Bene ragazzi, questo era Amnesia Rebirth. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Ringrazio ancora i Fictional Games per l'ottima opportunità concessami. Alla prossima e ciao ciao.